Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Te sei inorridito per le parole di Alan, ti ho visto, ma... No, io lo ringrazio perché in queste giornate cupe mi fa molto divertire. Cioè ti mette allegria, Friedman? Ma tantissima, mi piace tantissimo. Tantissima. Sono... bene per te. Come mai? Non l'ho capito questo. È una cosa bella. Spero che un tentativo di essere ironico. Ah, ironico. No, male. Dico sul vabbè, non è che faccio un complimento una volta perché se la prende. E poi sono d'accordo con quello che dice, ma lo sento, cioè, mi permetto di ricordare anche, insomma, non solo gli ascoltatori, ma magari anche al partito di Giorgia Meloni, che è stato votato dalla larga maggioranza degli italiani, il partito che ma veramente la larga maggioranza degli italiani non è vero. 7 milioni di italiani hanno votato per Meloni, che sarebbe 11,5% degli italiani, quindi vuol dire che 88% degli italiani non hanno votato per Meloni. Benissimo. Quindi è una legge elettorale molto complicata, vostro Rosatellamo, e ha fatto sì è una legge elettorale. Ma uno su 8 italiani hanno votato Meloni, uno su 8 in Italia. È una legge elettorale orrenda, che hanno fatto i partiti che ne sono state vittime, ben gli sta, si chiama karma. Dopodiché è la legge che abbiamo e la democrazia parlamentare rappresentativa funziona così. Quello che prende più voti sulla platea di quelli che vanno a votare, ma sicuro. C'è stata anche un sacco di gente che non ha votato, ha votato il partito di Giorgia Meloni e altri partiti che sono... contrari, diciamo. Vabbè, però facciamo una cosa a me, Francesco, te leviamo questo amorosi sensi fra tre Friedman, ma tu te l'aspettavi una Giorgia Meloni così attaccata al Draghi, così all'unisono, così aiutata, così guidata, te la saresti mai aspettata? Insomma... Allora, mi sarei aspettato una Giorgia Meloni, essendo Giorgia Meloni prima di tutto una secchiona, mi aspettavo una Giorgia Meloni che quando prende o è in procinto di prendere un ruolo istituzionale si comporta come dovrebbe comportarsi ogni presidente del Consiglio, cioè sapendo che rappresenta non soltanto i propri elettori ma tutti gli italiani. Primo. Secondo, questa cosa che Meloni adesso è la nuova fidanzata, nipotina, figlia, quello che volete, di Mario Draghi, mi sembra che insomma si carichi un po' troppo, anche perché le dichiarazioni vanno in un altro senso, che poi loro smentiscano quello che l'intero, come dire, mondo politico mediatico italiano ha raccontato fino adesso e che Friedman ha riassunto prima. Cioè, da un lato c'è il genio Draghi, da un lato c'è il genio Draghi che ha perso le elezioni, ha rinunciato a stare al governo, tutto quello che sappiamo, però qualunque cosa faccia è buono, adesso se la Meloni diventa buona è merito di Draghi, e dall'altra parte ci sono i fascisti cattivi. Questa è una narrazione che si sta sgretolando per racconto degli stessi giornali che l'hanno alimentata. Dopodiché a me alcune cose che sento dire è quella che lei ha fatto anche poco fa, ho sempre detto che non temo. Ho sempre detto non temo il fascismo, temo l'incompetenza. Se lei rettifica la mancanza di squadra con tecnici o persone penso che una cosa che su questa riflessione anche la Meloni. Aldo, dire un'ultima cosa, scusa. Ma poi però questa roba non va. Allora, una cosa, nessuno di noi pensa che la Meloni sia la nuova Draghi, è evidente che no, non soltanto, ma lei ha preso dei voti anche di protesta, voti dei moderati che hanno visto in lei la leader che poteva riportare dal 2011 il centrodestra a Palazzo Chigi, ma ha preso anche voti di protesta, quindi non è Draghi e non farà Draghi. Le cose che dice Alan sono oggettive, cioè, io a differenza di Alan penso che la Meloni abbia avuto una grande vittoria politica. C'è una nettissima vittoria politica del centrodestra, al di là dei numeri, perché il centrodestra si è unito, anche se poi magari si detestano, ma si è unito, mentre non si possono sommare i voti di PD, 5 Stelle, Calenda e dire campo largo e maggioranza. No, perché c'è gente che ha votato PD, ma non c'è perché dubbio. Non si era... Quindi, insomma, siamo d'accordo il su questo. Il dramma con la legge elettorale è fatta male, quindi le maggioranze sono minoranze in questo paese, ma è un problema serissimo. Che non torni il fascismo è evidente, no? È evidente.
che agli italiani non importi nulla, farci libri sopra. Che alla maggioranza degli italiani non importi nulla. Sì, io sono molto orgoglioso di aver fatto quel libro, caro Borgonovo, dovresti leggerlo anche tu, perché dovresti sapere quale tragedia è stato il fascismo, anche, e tu non devi banalizzare recensito. Queste cose, Borgonovo, perché il fascismo è una tragedia. Sto dicendo, quando Alan Friedman dice che continuate a fare dei libri sul fascismo, organizzare iniziative sulla marcia su Roma, più dei nostalgici, quando Alan Friedman dice che ci sono persone che fanno saluto romano, non è che se l'ha inventato lui, no, li abbiamo visti. Alla verità, abbiamo visto. Sì, ma quando oggi state raccontando, ricorda, scusa, come ricordo nel libro, state raccontando che c'è Giorgio Meloni, che la nipotina di Draghi, se siete andati avanti un anno, due anni, tre anni a dire che era la reincarnazione. La contestazione che ha scritto un libro su Mussolini, che è assurdo, sai, io non ho capito bene qual è il problema. Non si è capito che aveva detto Borgonovo, però tu sei ripartito. Infatti. Cioè, la contestazione qual era? Che si occupa troppo di Mussolini, che è assurdo, non ho capito bene. No, la contestazione semplicemente, mi permetto di dire due cose che per concludere il discorso di prima, se no non si capisce, poi lascio tutto il campo a Cazzullo, che fa i libri che gli pare e spero che continui a farne tanti. Io peraltro non l'ho comprato e anche letto e persino recensito. Ok, ottimo. Quindi sto semplicemente dicendo che il sistema mediatico italiano, per lo più a stragrande maggioranza, compreso il Corriere della Sera o alcuni collaboratori non secondari del Corriere della Sera, hanno raccontato una minaccia sovranista, fascista, populista, tutti gli istismi che volete. Adesso raccontano loro stessi una Giorgia Meloni completamente diversa, con questo Draghi che le tiene la mano sulla spalla, e tra l'altro è sempre buono, è sempre bravo, e tutto ciò che tocca diventa oro. E dimenticano una piccola analisi di realtà, che Giorgia Meloni non è mai stata estremista, non è mai stata fascista, è sempre stata una molto consapevole del ruolo che sarebbe andata eventualmente a prendere e delle responsabilità che portava. Secondo, il dato politico di queste elezioni, che spero Giorgia Meloni non si dimentichi, lo spero vivamente in tutta questa orgia draghiana del post-potere, che la grandissima maggioranza di coloro che sono andati a votare ha votato contro. Allora, ti devi un attimo fermare, dobbiamo chiudere questa discussione con Aldo, perché io poi ho Brambilla e Carriera che vogliono parlare anche di problemi concreti. Va bene, adesso andiamo. Io rispondo ovviamente per quello che scrivo e non posso parlare a nome del mio giornale, perché non sono il direttore del giornale, ma leggo il Corriere della Sera, do anche una mano a farlo, e quindi posso parlare soltanto non per gli altri giornali. Il Corriere della Sera non ha mai parlato di ritorno del fascismo o di pericolo fascista. Confermo. Semmai ci siamo interrogati se nell'interesse nazionale, che sta a cuore la Meloni, sta a cuore a tutti gli elettori, e ci sia più una logica appunto sovranista o più una logica europeista. A nostro modo di vedere, è nell'interesse nazionale c'è un dialogo, come dicevamo all'inizio, con Scholz, con Macron, con la von der Leyen, con la Lagarde, che a volte prendono decisioni sbagliate, a volte anche loro guardano soltanto ai cavoli loro, come la Germania, sono d'accordo. E noi dobbiamo dire no, queste cose non vanno bene. Però l'atteggiamento, la pacchia è finita, secondo me non è un atteggiamento costruttivo. E più dire l'Italia c'è in campo, non prende ordine da nessuno, non pretende di impartirne, troviamo il modo di opporci a Putin, di abbassare il prezzo del gas, di far ripartire le cose. Allora ragazzi, andiamo in pubblicità. Alan, stasera tu sei...